18 maggio 2014 si celebra oggi la prima edizione del Monte Pruno Day, una giornata che si snoderà fra Roscigno e Sassano e che vede quattro grandi momenti: l'assemblea dei soci, l'approvazione del bilancio di esercizio, la presentazione del bilancio sociale e un momento più informale con lo spettacolo di Biagio Izzo e la partecipazione di Roberta Morise. Un esercizio, il 2013, caratterizzato da una decisa crescita delle grandezze patrimoniali ed economiche dell'azienda e dell'utile di esercizio più elevato mai realizzato dall'istituto creditizio, pari a 3,2 milioni di euro. Presidente Anna Miscia, l'attenzione al territorio è l'arma vincente della Banca Montepruno. In un periodo di congiuntura economica sfavorevole, la banca invece inverte la tendenza con risultati positivissimi. Abbiamo raggiunto dei risultati veramente eccezionali. Prima di tutto, questo significa da parte del territorio che c'è una grande fiducia nella banca. Ma oltre questo bisogna anche saper amministrare, bisogna anche valutare quelli che sono i costi aziendali, i ritorni e quindi badare a quella che è la redditività dell'azienda. E noi in questo abbiamo dimostrato in tutti questi anni di saperci fare, perché ogni anno è stato sempre migliore del precedente. Il periodo di crisi c'è, indubbiamente. E questo, anche per questo noi abbiamo bisogno di redditività per poter rafforzare il patrimonio e poi fronteggiare quelli che saranno i momenti difficili che non mancano mai. La Banca Montepruno è proprio un esempio di oculatezza, di buona gestione, ma c'è anche la fiducia che i cittadini hanno nell'istituto creditizio. La prima cosa è la fiducia e questo porta, ripeto, a quella che è la crescita della banca. Se noi andiamo ad analizzare i risultati in termini di raccolti, impieghi, vediamo un exploit non indifferente. A questo però bisogna aggiungere la sana gestione, perché se non si gestisce l'azienda così come si può gestire la propria casa, la propria famiglia, non si otterranno mai dei risultati brillanti e di conseguenza l'azienda non sarà mai sana e in condizione, ripeto, di fronteggiare quello che è il futuro. È stato un anno caratterizzato da un'espansione territoriale. Quest'anno abbiamo aperto a Vallo, ma il nostro obiettivo è, considerando anche la concorrenza che c'è nel Vallo, siamo in tanti, è quello di andare verso il Potentino. Abbiamo aperto Marsico, abbiamo aperto Villa d'Agri, adesso puntiamo su Potenza. L'autorizzazione è arrivata, quindi diciamo che per prima della fine dell'anno avremo anche questa famosa agenzia su Potenza e spero che, così come siamo riusciti a, non dico imporci, perché imporci forse è un po' dura la cosa, a ottenere il favore della popolazione, perché noi veniamo dai monti, no? Così come siamo riusciti a inserirci nel Vallo di Diano, mi auguro che possiamo anche con altrettanto successo inserirci nel Potentino. Dottor Cono Federico, oggi 18 maggio si celebra il primo Monte Pruno Day, una giornata che si snoda fra gli Alburni e il Vallo di Diano, che coniuga un po' le due anime fondanti della Banca Monte Pruno. Sì, la volontà espressa dal Consiglio della Direzione è proprio questa, di legare un po' i territori dove noi appunto operiamo, Cilento dove siamo partiti, il Vallo di Diano dove si è sviluppata la nostra banca, attraverso una giornata dedicata appunto alla nostra azienda e ai risultati comunque molto positivi del 2013 che abbiamo avuto. In questa mattinata i soci saranno chiamate ad approvare il bilancio 2013 che, come abbiamo già detto, ha superato i 3 milioni di euro, l'utile più elevato di tutta la nostra storia. Però poi era anche giusto far sapere anche al territorio, oltre appunto ai risultati reddituali, l'impegno che la nostra banca mette per sostenere il territorio a 360 gradi, quindi dal punto di vista culturale, sociale, oltre che economico. Noi l'impegno ce lo mettiamo tutto quanto, il 2013 l'abbiamo fatto, ovviamente lo stiamo facendo anche nel corso del 2014, sperando ovviamente che la fiducia che i clienti sempre ci riconoscono sia confermata per quest'anno, perché in questo modo, con questo circuito del progresso, come lo chiamiamo, sicuramente noi cresciamo, ma continueremo a investire sul territorio, altrimenti rischierebbe che poi tutto si blocchi ed è un peccato ovviamente per tutti quanti noi. Per noi è stato un anno una grande soddisfazione, quindi un trend che va in positivo, in controtendenza con l'andamento nazionale. Questo naturalmente è significativo, vuol dire che la nostra squadra, la squadra della Montepruno, quindi il Consiglio d'amministrazione, il Presidente, ma soprattutto i funzionari e tutto l'organico della Banca Montepruno sta facendo un ottimo lavoro, soprattutto perché c'è questo rapporto diretto con il territorio, lo viviamo quotidianamente e quindi
cerchiamo di risolvere tutte le problematiche e cerchiamo di intervenire monitorando costantemente il territorio, quindi siamo vicini alle famiglie, siamo vicini agli imprenditori, agli artigiani. Questo secondo noi è stata, diciamo, la mossa vincente che ha consentito di avere appunto dei risultati positivissimi. Infatti abbiamo chiuso il bilancio con 3 milioni di euro, il bilancio del 2013 consuntivo. Cercheremo naturalmente di essere sempre maggiormente vicini al territorio, lo facciamo non soltanto con la raccolta che dove insistono le filiali di competenza ed investendo naturalmente sullo stesso territorio, però cerchiamo di essere vicini ai cittadini, quindi alle associazioni, al volontariato, tutte le associazioni che naturalmente si muovono a vantaggio del nostro territorio. Quest'anno è stato un successo veramente strepitoso, anche se le difficoltà che ci sono in giro noi le guardiamo con attenzione, quindi penso che siamo l'unica banca che ancora sta erogando, sta dando fiducia ai suoi clienti, ma anche i clienti hanno una fiducia illimitata verso di noi, tanto è vero che la raccolta sale sempre, quindi di conseguenza vuol dire che noi godiamo di fiducia sulla nostra zona di territorio. Noi la maggior parte dei nostri clienti li conosciamo, ci siamo amici, ci usciamo qualche volta pure la sera, quindi di conseguenza non hanno difficoltà a venire da noi, e poi la nostra attenzione al territorio ormai è una cosa normale, non c'è iniziativa, non c'è manifestazione culturale o sportiva che noi non partecipiamo, che non diamo il nostro sostegno. Pensiamo di continuarlo a fare ancora per molto. È una soddisfazione anche per il territorio, una banca che ha tante iniziative, vediamo, è molto vicina al nostro territorio del Valdiano, ma soprattutto al cittadino. In questo momento di crisi economica la vediamo che ha raggiunto risultati eccellenti, ma al di là dei risultati soprattutto le azioni che mette in campo nel nostro territorio, quindi non solo nel credito, che in questo momento, cioè, le banche hanno chiuso un poco gli sportella, diciamo, agli imprenditori, ma questa banca, dire la verità, è molto vicina agli imprenditori, ma anche al cittadino, ma anche in tante iniziative, la vediamo impegnata in tante iniziative culturali e sociali, e sono diverse, e questo significa c'è una banca vicino alle istituzioni, vicino al cittadino, ma soprattutto anche ai problemi sociali, quindi tutta azione mirata alla crescita economica e sociale del nostro territorio. È una giornata di festa, una giornata importante, perché non celebra solo l'assemblea che stiamo per celebrare questa mattina qui a Roscigno come ogni anno, ma celebra anche una giornata riservata, diciamo, più che altro a mettere in evidenza le attività di questa banca nel corso del 2013 e in questo scorcio credo anche del 2014. Una banca questa sempre attenta alle esigenze dei cittadini e degli operatori socio-economici del territorio. Sì, una banca che è attenta a questo, ma è attenta alle popolazioni più giovani, agli anziani, è attenta un poco, diciamo, a tutte le fasce della società, è attenta alla cultura, è attenta a far gruppo, è attenta particolarmente verso, diciamo, tutti i clienti indistintamente, sia quelli che diciamo sono dei clienti importanti e sia quelli meno importanti, e attenda anche verso coloro che non sono clienti di questa banca, perché è una banca che mira ed ha sempre mirato, ed è questo anche uno dei motivi per cui molti di noi si sentono impegnati e vicini a questa banca, ha sempre guardato l'uomo nella sua complessità, l'uomo di questo territorio, e ha sempre dato importanza al rapporto umano, questo da parte di ogni dipendente della banca, non solo dei vertici, ma anche, io dico, fino all'ultimo impiegato della banca medesima. Grandi numeri oggi, perché c'era la presentazione del bilancio d'esercizio della Banca Montepruno, un bilancio stratosferico, insomma, veramente uso questo termine che può sembrare un po' magari esagerato, ma non lo è affatto, perché è veramente controtendenza in una fase economica congiunturale tutt'altro che felice. Quindi grandi numeri, ma anche grande soddisfazione, perché ho visto intanto una solidità oltre che patrimoniale
di questo istituto di credito, anche una solidità sociale dell'istituto stesso, perché c'è un grande attaccamento al proprio territorio, ai propri clienti, ai propri soci, ed è assolutamente ricambiata con altrettanto slancio questo attaccamento. Quindi grande soddisfazione anche per me, perché ricevere chiaramente la nomina a socio onorario non è una frase di prassi, è veramente un grande onore soprattutto per me.